per l'undigrana davanti a Neocrystal. Manni Casei in vantaggio, Neumond nello schema preferito secondo in corda, 15 i primi 200 metri, di fuori Marlon di Grana, Neocrystal alla corda, poi Latin Overcut ben partito, via via tutti gli altri, il numero di un cobra per ultima, lei invece è girata male. 400, i 29 e mezzo, l'avvio è da fermo, si va, Manni Casei paga 5,39, precede Neumond HVD che paga 3,50. Marlon di Grana ha disperato lo scoperto, poi Neocrystal va a fare la seconda pariglia, Melilla CR, 644, 28,9 dall'imbocco della curva al palo, cammina parecchio Manni Casei, a Marlon di Grana viene tesissima, Melilla CR invece trova una propizia seconda pariglia, sbaglia Latin Overcut, ha spostato anche il numero di un cobra, metà gara con un alto parziale in 29,2. Marlon di Grana inizia a calare e non porta avanti Melilla CR, mentre Neumond HVD continua a filare Manni Casei, guadagna di dentro la posizione Neocrystal e ne guadagna una pure Longarone. Il chilometro di Manni Casei si completa in 1.13.8, 29.8 dal palo battare per di là, mani in vantaggio, Neumond che lo segue, Melilla CR che sposta in mezzo la pista, Manni Casei li sta mettendo tutti lunghi, Neumond braccia e frusta, Melilla CR arriva, così come arriva numero 2 Cobra. Un altro parziale in 29.6 con Melilla CR che adesso aggancia Manni Casei, poi Neumond HVD che è rimasto alla corda, ancora numero 1 Cobra, Melilla CR copre Manni Casei, Neumond cerca di liberarsi tagliando fuori numero 1, poi Neocrystal, la retta d'arrivo con Melilla che tende a passare su Manni Casei, filato da Neumond HVD, Melilla è passata, Neumond fatica a riprendere lo spazio giusto, adesso prova a sprintare a centropista, Melilla e Neumond, Melilla e Neumond, sul palo Neumond, stampa Melilla al terzo, nel numero 1 Cobra.